Buongiorno carissimi amici dalla pizzeria, non mi vedete ma sono qua davanti a voi, ciao, vi saluto con le mani, sono io, dalla pizzeria dello chef Titaninos. Volevo farvi vedere per una volta, questa impazienza, ecco, inquadriamo bene con lo zoom. Allora, facciamo l'impasto oggi, l'impasto che servirà per pizza, per pane, insomma anche per, volendo anche per i grissini, per la focaccia, un impasto base. Allora, qua vediamo la nostra, io la chiamo la nostra bagnaruola, il nostro recipiente, diciamolo un po' come dicono tutti gli chef youtuber, del cooking youtuber, questo recipiente dove io ho messo, abbiamo 1,5 kg di roba, 1,5 kg di farina, abbiamo 1 kg di farina zero e il resto 500 g di farina di grano, farina di semola di grano duro, ok? E quindi è tutto per 1,5 kg di roba. Oh, dopo di questo, dopo di ciò, cosa facciamo? Vediamo, abbiamo già il liquido pronto. Qua ci abbiamo, vediamo, e qua abbiamo l'acqua con l'acqua fredda. Ho messo un'idratazione di circa l'80% di acqua, quindi calcolando 80 più 40 abbiamo 1200 ml di acqua, dove abbiamo sciolto 12 g di lievito. Poi vi scrivo tutta alla fine tutti, quindi abbiamo 1,5 kg di farina, poi abbiamo 1200 ml di acqua, quindi l'80% di idratazione, e dentro ho già sciolto acqua fredda, ho già sciolto, vediamo, il lievito di birra, 12 g di birra, quindi praticamente mezzo panetto, di solito mezzo panetto. Buttiamo dentro, io butto dentro tutto insieme, se rimane del lievito attaccato, lo facciamo così. Questi sono i primi video che faccio da solo, mi autoregistro, faccio anche l'autoregia. Eccola qua. Oh. Dopodiché, non sentite le scemenze, le sciocchezze, mettiamo l'equivalente di 3 cucchiaini da tè di sale, ok? Non metto dopo, metto prima, mettiamo tutti insieme, così si può amalgamare. Ecco, quindi praticamente sarebbe un cucchiaino ogni mezzo chilo di farina, quindi abbiamo 1500, 3 volte 500, quindi 3 cucchiaini. Dopodiché amalgamiamo il tutto e incominciamo con un mestolo, dato che l'impasto è abbastanza, incominciamo a roteare, giriamo. Ragazzi, allora continuiamo a impastare, guardate, siamo arrivati a questo grado di consistenza, sono passati circa 6 minuti, ecco, possiamo già vedere che bello. A questo punto, vedete, così aggiungiamo un po' d'olio, quei 20-25, io vado un po' ad occhio, così saranno 20-25 grammi di olio d'oliva Evo, questo gli dà più consistenza, più sofficità e soprattutto più colore. E continuiamo ancora per qualche altro minuto. Amici, carissimi amici, vedete quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo ottenuto è questa forma, è tutto brutta, grezza, ho messo l'olio, sono stato qualche altro, proprio un minutino a girarlo, lo lascio grezzo, ora lo copro poi con la velina, copriremo con la velina il recipiente e lo metto in frigo. Lo lascio lì, ora io sto andando a scuola, e lo lascio anche un po' di ore lì. Poi ci vediamo più tardi. Qua, carissimi amici, dopo un po' di ore, ma devo dire anche un po' di ore, perché può stare in frigo anche qualche ora, no? E poi fate questa operazione, però in questo caso io sono stato fuori casa anche per lavoro, quindi sono passate parecchie ore, quindi non succede niente. Allora, vediamo un po' come si presenta il nostro impasto. Togliamo la velina, eccolo qua. Ecco qua il nostro impasto. Guardate com'è, lo guardiamo anche un po' da vicino, quindi vedete un po' molto grezzo. Ora dobbiamo fare questa operazione è quello che prende, travasiamo, gli diamo qualche piega di rinforzo e vediamo quello che succede. Allora guardate, giriamo, voi non vedete, ma eccolo, abbiamo praticamente capovolto a terra l'impasto, vedete? Dopodiché, vedete cosa succede? Vedete che è molto grezzo,
Adesso lo facciamo per incorporare un po' d'aria. Vedete? Vedete come si compone. Spero che si veda questa mia operazione di autoregia. Ecco, guardate come già è più bello. Vedete che rispetto a come era prima, vedete che già è più bello, non è più grezzo. Questa operazione si poteva anche fare qualche ora prima, però io sono stato a casa, lo potete lasciare nel frigorifero. Guardate che bello, vedete che bello, vedete rispetto a prima come è diventato bello. Ecco, fatto questa operazione, noi ora io lo rimetterò nel recipiente, vedete così, incorpora aria e lui diventa sempre più bello, più soffice, più levigato, più liscio. Guardate, ecco, l'ho rimesso di nuovo nel contenitore, vedete così. Una volta fatto questo, vedete, così molto molto bello. Fatto questo, ora poi lo mettiamo la velina e lo possiamo rimettere ancora in frigo. Volendo, già io posso preparare poi per sporzionare, per fare le pizze. Io lo lascio ancora, metto la velina e lo lascio riposare ora tutta la notte. Domani poi posso ancora ripetere l'operazione, però già l'impasto base è fatto, vedete, già fatto. Ora, avendo questo, poi da qua vi farò vedere nei prossimi giorni con altri video YouTube, da questo impasto come poi ottenere e fare poi le pizze, fare il pane, le focacce e così via. Ma questo è il procedimento per avere l'impasto base. Per ora vi saluto ragazzi, ciao a tutti, buona serata dallo Chef Tittaninos, e qualsiasi cosa potete contattarmi, mettete sempre like al mio canale, iscrivetevi al canale, ormai siamo quasi vicino ai 900, 888, abbiamo 888 iscritti, quindi quasi vicino ai 900. Iscrivetevi, mettete like al canale, iscrivetevi, ma soprattutto mettete anche la campanella per essere aggiornati su tutti i miei video. Ciao ragazzi, per qualsiasi dubbio scrivete, ciao!